Graditissimo ritorno a Sport e Medicina, il mio amico radiologo Sergio De Bac, medico Grazie radiologo. Grazie Alessandro dell'invito. Ozonoterapia. Allora, va tanto, adesso molte persone si rivolgono all'ozonoterapia, la fisioterapia si abbina molto con l'ozonoterapia, quindi c'è, anzi questo unisce ancora di più il rapporto medico-fisioterapista a beneficio del paziente. Che cos'è l'ozonoterapia? Consigli? Quando si può fare? Quando non deve essere fatta? Certo, noi dobbiamo sviscerare un po' il problema. Allora, abbiamo pochi minuti, ma tu con la tua capacità di sintesi sei in grado di fare tutto. È una miscela ossigeno, ozono, di ossigeno e di ozono, quindi una molecola di ossigeno elettrizzata che diventa O3, no? Quindi ozono. E è una metodica, è una miscela che esiste da sempre, quindi adesso non è l'applicazione ultima che la fa diventare una novità, perché è da 100 anni che si usa e si utilizza per scopi terapeutici. La sua grande indicazione è per le patologie infiammatorie. Perché? Perché la sua azione è verso e contro di esse, perché le neutralizza, cioè neutralizza tutti quei fattori dell'infiammazione che evocano l'iperemia, cioè l'iperafflusso di sangue e il dolore. Certo. Quindi si predilige un po' le patologie articolari, ma come viene applicata in tanti altri campi. Ok, come viene applicata? Chiaramente è un gas, è una miscela gassosa e quindi viene applicata attraverso un apparecchio va bene, che forma il gas attraverso la scintilla che genera la miscela. Qui vediamo e poi attraverso l'introduzione mediante un ago, un'introduzione che deve essere fatta poco dopo la formazione del gas stesso, perché l'ozono decade dopo una circa 40-60 secondi, quindi ritorna ossigeno. Quindi in realtà noi che cosa introduciamo nell'organismo? Una miscela di ossigeno che però svolge un'azione terapeutica. E l'azione poi viene proseguita dall'ossigeno perché ossigena i tessuti, quindi è un po', io faccio un esempio, è come spegnere un incendio dentro una, qui vediamo vari casi, poi li prenderemo in ginocchio. Sì, singolarmente, però è come spegnere l'incendio in una stanza e però non liberare il fumo da quella stanza, quindi l'ossigeno e l'aria, aprire la finestra è necessario, quindi è quella l'importanza anche della miscela. L'esperienza dell'ozono nasce anche, mi pare, in oncologia, giusto, se ricordo bene? Viene applicata come antidolorifico in tante, e quindi noi purtroppo sappiamo che il dolore è una delle componenti. Certo. Ora, diciamo che tranne questa che io non... Perché come radiologo, perché dice un radiologo parla dell'ossigeno, della miscela ossigeno-ozono? Ho iniziato facendo, dopo aver fatto le risonanze magnetiche, i pazienti e i miei amici mi chiedevano, ma adesso che faccio? Prima di trattare, eventualmente arrivare a dare la cera, noi spazzeremmo il pavimento quindi prima di eventualmente mettere in articolazione un acido ialuronico, e quindi una sostanza che prolunga l'effetto di lubrificazione e di scorrevolezza, bisogna sfiammare l'articolazione e pulirla e ridistendere la capsula. Allora ho iniziato con l'ossigeno, ma solo, io la pratico solo per via endoarticolare o paravertebrale, ma non per via ematica, quindi con trasfusione. Perché esiste ad esempio anche l'autoemotrasfusione, no? Assolutamente. Certo. Ad esempio nello sport è doping, perché è un arricchimento di ossigeno all'interno del... Credo tu su questo sei informato che non sono si può sicuro che è doping. Adoperare. Ci sono dei miei,
pazienti amici che l'hanno sperimentata, hanno avuto ottimi risultati, però la loro performance anche è migliorata. È una pulizia del sangue, capito? Certo. Quindi diciamo che l'introduzione, una delle indicazioni maggiori è il dolore lombare, la lombalgia, quello che ci fa mettere la mano dietro. E ci fa dire, oddio. Quello è un dolore determinato da una contrattura muscolare, quindi da uno stato di tensione, sofferenza. Certo. E l'ozono va proprio a risolvere la contrattura muscolare e a ridarci la mobilità. E le punture sono, ogni trattamento consta di almeno 6 punture. Punti. E in quei punti rossi che sono individuati, vediamo, come essere corrispondenti alle articolazioni interapofisari, okay, perché l'ago entra tutto, non è doloroso, è un aghetto, certo, e entra e arriva fino in fondo in prossimità delle articolazioni, che okay, sono quelle che ricevono e sono spesso causa del dolore lombare, okay, dove poi peraltro passa una delle radici nervose che è responsabile anche delle irradiazioni verso la gamba del dolore. Chiaro, sciarico in questo caso. Sì. Quindi, poi c'è anche un altro nervetto che dà fastidio, che sta a livello dei paravertebrali. Sì, è quello. No, il nervo di Lushka. Sì, che è quello proprio che viene a beneficiare per primo, certo, della miscela gassosa. Allenta la tensione muscolare e questo permette. E investe anche questo nervo sfiammandolo. Tempi di risoluzione delle contratture? I trattamenti vengono eseguiti, sono cicli infiltrativi di 6 incontri e nell'arco di un mese, 4 settimane, i primi 2 sono ravvicinati, si hanno i massimi effetti. Tu consigli la fisioterapia abbinata allo zona? Sì, è proprio quella che ti consente, è proprio il trattamento che ti consente di arrivare dal fisioterapista e poter fare gli, certo, esercizi adatti alla risoluzione, certo, del suo problema. Certo, che in presenza di dolore sarebbero, perché sennò sarebbero incoercibili i movimenti. Incoercibili, è carino, sì, questo termine. Sì. Sempre aulico il nostro, sì, Sergio De Bacca. Per quanto riguarda le articolazioni, gli effetti sono gli stessi, i tempi, okay, sono gli stessi. La capsula viene distesa, certo, l'introduzione sembra traumatica, però... L'ago è piccolino, no? L'ago è piccolissimo, peraltro è lo stesso ago che serve per l'infiltrazione di acido ialuronico. Okay. Non serve l'ecoguida molto spesso, il gas diffonde, quindi comunque dovunque va non crea danni. Quindi questa è una cosa importante, perché se noi mettiamo un farmaco che vogliamo che vada in un certo luogo, in un certo, diciamo, in una loggia anatomica, noi dobbiamo eventualmente essere sicuri di introdurlo, certo, in quel punto. E quindi l'ecoguida potrebbe in alcuni casi essere necessaria. Forse sulla colonna vertebrale può avere più senso. Ma lì la palpazione è molto importante. Però è l'esperienza del medico. Sì, l'esperienza. Ma poi, come ho detto, il gas va dove il dolore richiama. Va dove il dolore. E quindi dicevo che nell'articolazione si ha l'introduzione di questo gas che distende, rompe le aderenze, quindi diciamo nel gli caso, effetti allora, sono nel caso di un'articolazione, qui abbiamo, vediamo, siamo rimasti sul ginocchio, nel caso di un'articolazione con un po' di artrosi, deficit della cartilagine, menisco usurato, eccetera, quindi è consigliabile fare un ciclo di ozonoterapia e poi, sì, fare l'acido, sì, ialuronico, giusto? Sì, addirittura ci sono... Ma si possono combinare insieme? Cioè, si possono combinare non nello stesso trattamento, ma in successione ravvicinati. Sì. Ma ti dico che ho per esperienza casi che ho seguito solo con ozono, mm-hmm, quindi artrosi che si sono cristallizzate, perché il nostro... No, cristallizzate vuol dire fermate. Quindi il nostro intento è quello terapeutico sull'artrosi. Qui vediamo sulla cervicale. Questa è un po' più dolorosa, tra tutte quelle, quella che ogni tanto scatena qualche così protesta. Poi basta parlare di argomenti futili, che, sì,
che il paziente un po' si distrae o ti manda definitivamente a quel paese. È un po' come la manipolazione del fisioterapista, insomma, sì. Basta distrarre. Bisogna essere empatici e cercare di capire chi quello abbiamo sempre. Di fronte. Sì. Quello sempre. E quindi mi sono, stavo dicendo appunto che ho avuto casi solamente seguiti con l'ozono e ho avuto degli ottimi risultati perché l'effetto terapeutico è stato immediato. Il bene, quindi massimale. Possiamo rivolgerci tranquillamente al nostro dottor Sergio Lebacca per l'ozonoterapia. Certamente io mi propongo tra quelli che possono risolvere. Peraltro sono un radiologo e mi piace. Ma sei sempre medico. Poi, peraltro, io sono come San Tommaso, quindi io tratto quello che vedo, non tratto quello che mi viene detto di trattare. Quindi quella. Beh, tu hai questa possibilità di vedere diagnosticamente, puoi vedere. E di capire da quello che cosa è più indicato, perché poi c'è sempre il cortisone, ci sono stadi nei quali l'ozono. Tanti ortopedici si affidano alla tua esperienza, voglio dire, no? Per avere poi per poter dare. Sì, ma io mi affido sempre a loro. Faccio solo scambi di comodità reciproca. Bene Sergio, grazie di queste delucidazioni, quindi sappiamo che l'ozonoterapia è efficace, che può essere abbinato o fatta anche singolarmente e che lo possiamo che non ci sono controindicazioni se non viene riferito qualche episodio di per chi è allergico alla fave semplice alimento, ecco, quello potrebbe essere una controindicazione. Benissimo, io ti ringrazio tantissimo, ringraziamo i nostri telespettatori a cui rivolgiamo sempre un nostro grande abbraccio e ringraziamento per la passione con cui ci seguono. Grazie Alessandro.